Arriviamo a 25.134 like a questo video se vorreste anche voi sentire una nostra canzone. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti, io sono Valerio. Io sono Luisa. Noi siamo Weedy, voi siete Weeders e oggi c'è un nuovo video. Il video di oggi, come potete vedere, è molto diverso dagli ultimi che stiamo portando perché siamo qui in camera di Valerio per un evento molto speciale. Sono uscite tantissime canzoni in questo periodo degli YouTubers e quindi non poteva mancare la nostra reaction, quindi le sentiremo con voi e le commenteremo insieme. Non facevamo la reazione alle canzoni YouTuber da veramente tantissimo tempo, ci avete tartassato i commenti, ma finalmente siamo tornati, quindi niente, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, mettete mi piace al video e iniziamo. Ma quanto sei figo, facciamo una foto. Tu non hai capito cos'è la notorietà. Ci terrà il ricordo di un'esperienza, ma come faccio a restarne senza? Se non mi fido non è colpa mia, tutta sta gente mi vuole che io. La prima canzone che abbiamo appena ascoltato è Il ritratto di Dorian Gray di Sespo. Devo essere onesto, già mi aspettavo quello speciale Un milione di Sespo, sarebbe stata una canzone, ma non mi aspettavo che la canzone sarebbe stata così forte. Cioè mi aspettavo qualcosa diciamo più commerciale, invece cioè ha spaccato. È bellissima la canzone, l'ho ascoltata un milione di volte e mi piace tantissimo diciamo il tema che ha trattato, il significato della canzone. Sono rimasta veramente veramente colpita sia dal testo della canzone ma soprattutto dal video. È stato un video con il fatto delle maschere che lo rincorrono, che ha un significato davvero davvero profondo e quindi niente, tanto di cappello. Che bella vita che fai, ti cacci sempre nei guai, anche se non trappo, oh, 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 lo distruggo questo palco, oh, oh, oh. Non faccio le foto strafatto tenendomi in mano bottiglie di spray, sotto il mio culo non ho un Lamborghini ma faccio comunque milioni di like. La canzone che abbiamo appena ascoltato è la nuova canzone di Amedeo Preziosi che ha fatto uscire verso fine febbraio e onestamente non mi ha colpito particolarmente, anche perché non so, tratta del tipo non voglio essere commerciale, però non lo so, io l'ho vista molto molto commerciale, quindi almeno per come l'ho vista io non ci ho trovato bene diciamo il significato coerente, quindi non mi ha fatto impazzire. Però Amedeo Preziosi a me piace molto e anche le sue canzoni mi piacciono sempre tantissimo, questa non mi ha colpito. In questo caso il mio parere è molto simile a quello di Luisa, perché anche io adoro tantissimo Amedeo Preziosi, ogni suo video di Fumagalli mi fa morire alle risate e mi erano piaciute diciamo un pochino le vecchie canzoni, invece questa non lo so, non mi ha convinto tantissimo, preferivo le sue vecchie canzoni. Ho visto su Instagram lui che ha spiegato diciamo la canzone, ma nonostante le sue spiegazioni non mi ha convinto nel testo, nel significato, nei sound che volevano essere molto particolari, ma mi sono sembrati qualcosa che già risentito, quindi non lo so, personalmente non mi è piaciuta la canzone, ma sia io sia Luisa stimiamo tantissimo Amedeo. Non ti ascolto, non ti ascolto, non ti ascolto, no. Ho la testa che mi gira come un hula hoop. Odio te, odio me, odio cosa importa. Svuoto i problemi dal mio ispacchia. Dormo, faccio sogni, scusa ma sto viaggiando. Mi chiede quando torni, rispondo quando lo so. La canzone che abbiamo appena ascoltato è Hula Hoop di Alessandro Montesi. Questa canzone l'adoro tantissimo, la so a memoria. Fin dai primi ascolti Luisa siamo entrati in fissa. Infatti fin dall'inizio l'abbiamo supportata. Abbiamo fatto un TikTok su questa canzone. Cioè veramente ci è piaciuta tantissimo, quindi anche se diciamo il testo non è troppo significativo, la canzone veramente è molto bella per via dei sound, dello stile e di come ha cantato Monte. Quindi niente, ovvero da risentire le nuove canzoni di Alessandro Montesi, perché con questa veramente è spaccato. Io invece questa canzone la odio, cioè la odio profondamente, perché mi è entrata talmente in testa, non so come sia possibile, ma quel cavolo di ritornello mi è entrato così in testa. Io Alessandro ti odio perché sei entrato nel mio quotidiano con quella canzone, non riuscivo a togliermela dalla testa. Comunque vabbè, a parte gli scherzi, bellissimo, mi è piaciuto un sacco e devo dire che oltre all'ambito di YouTube proprio mi è piaciuta, cioè come se fosse una canzone che io potessi ascoltare ogni giorno della mia vita regolarmente, perché veramente prende, non so che magia ha fatto. Comunque non so se l'avete notato, ma mentre sto parlando ci sono tipo i vicini del piano di sopra che stanno martellando, trapanando, non lo so, comunque stanno
stanno facendo un casino assurdo. Quindi se sentite qualche rumore strano e molesto, sono loro e date la colpa a loro, dato che noi non sappiamo più che fare, cioè veramente. Li stiamo tenendo tantissimo, abbiamo provato a salire sopra, a chiamare giusto, non si fregava niente. Facciamo una cosa, Lu, scriveteci voi Withers nei commenti come dobbiamo fare con questi vicini che non ci fanno registrare, che fanno tantissimo casino. Cioè, diteci proprio delle tattiche da utilizzare per farli stare muti, vi preghiamo. Veramente sbizzarritevi, ma dovete essere cattivi, perché veramente loro sono cattivissimi. I don't like your T-series. Nothing personal, kid. But I must go all out. So come on, T-series, looking hungry for some drama. Here, let me serve you bitch lasagna. Bitch lasagna, bitch lasagna. T-series ain't nothing but a bitch lasagna. E la canzone, il tormentone, la oh mio Dio, la mia testa sta esplodendo di lasagna, è la canzone di PewDiePie, Bitch Lasagna, che non è una canzone, cioè lui l'aveva fatta per gioco, ma è diventata una hit pazzesca, è entrata nella mente di tutti e veramente, cioè io dormivo e sentivo Bitch Lasagna, veramente ragazzi, una cosa pazzesca. Non posso dire che mi sia piaciuta, perché è talmente una cosa che boom, ti entra dentro e ti possiede, che non puoi nemmeno dire sì, mi piace, perché non lo so, è troppo complicata. Io invece l'ho adorata tantissimo. Mi ricordo appena PewDiePie pubblicò la canzone, io impazzì, l'ascoltai a ripetizione. Vabbè, ovviamente la sua memoria sia a Luisa sia a tutto il mondo è niente, una hit, cioè fa ridere, ma è bellissima, cioè è perfetta. È stato lui il motivo per il quale io con questa canzone mi sono ossessionata, perché lui l'ha scoperta prima di tutti. Nessuno l'aveva ascoltata, nessuno la conosceva, era uscita da tipo 10 minuti. Ma neanche 5 minuti, cioè appena uscì proprio. E lui già incominciava a cantare Bitch Lasagna. E dici, ma Vale, ma che stai cantando? E lui nasce, questa hit la devi ascoltare. Io già sapevo che mi avrebbe preso e risucchiato nel suo ortice. E infatti così è stato, quindi la colpa è sua. Comunque, per chi non lo sapesse, questa canzone di PewDiePie è un diss track contro un altro canale YouTube che è chiamato T-Series. Vi spiego in breve che cosa è successo. PewDiePie è da sempre lo YouTuber con più iscritti su YouTube e sta per essere superato da questa corporazione indiana che carica video su YouTube di canzoni indiane, film indiani, che sta per superare PewDiePie perché tipo sono mega sponsorizzati, hanno i miliardi, caricano 800 video al giorno. E per me lui è una cosa veramente triste, perché YouTube da sempre è un luogo per i creatori, non per le corporazioni, per le aziende giganti. Quindi se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale di PewDiePie, vogliamo anche noi fare la nostra parte. Sotto la descrizione c'è il link al suo canale, cliccate e iscrivetevi in modo da fermare T-Series, perché per me non è ammissibile che il canale YouTube con più iscritti non è di un creatore come noi, ma di un'azienda multinazionale. Il video di oggi finisce qua, spero che sia a voi sia piaciuto e lui si sia divertiti tantissimo a riascoltare queste canzoni, anche se già le sapevo a memoria. Infatti, grazie a questo video, tutte queste canzoni mi sono ritornate di nuovo in testa, tipo un boom. Quindi grazie mille video, fateci sapere se anche a voi è successa la stessa cosa. Se non siete ancora iscritti al canale, ovviamente fatelo, basta cliccare in questo pallino e vedere questi due video. E al prossimo video.